è logico ed è giusto che i lavoratori e i sindacati chiedano il supporto delle istituzioni. Certo, le istituzioni non sono parte in causa in primo luogo, ma sono parte importante per due ragioni. Uno, perché possono far vedere che la questione dei rapporti industriali non è una questione che riguarda chi ha la proprietà e chi lavora, ma è una questione che riguarda la comunità, riguarda le città che sono coinvolte e riguarda il territorio. E questo è il primo elemento. Secondo, proprio perché se è possibile praticare delle strade alternative che mettano in campo eventuali finanziamenti di varia natura, la regione che da sempre è in prima linea con gli enti locali, questo non tanto per le caratteristiche di forza politica, ma perché attraverso le regioni passano gli ammortizzatori sociali. Quindi quando un imprenditore decide di fare delle operazioni a scapito della gente, chi si deve occupare della gente poi è l'istituzione. E da questo punto di vista quindi c'è sempre un onere che ricade sulla collettività tutta per scelta di qualcuno.